Una delle cose più difficili che noi dobbiamo affrontare ha a che fare con la sofferenza e il dolore. Funziona? E essenzialmente perché siamo figli di Dio. Dio è nostro Padre, ci ama, ed è difficile capire perché succedono cose brutte a brave persone. Eppure Gesù ha detto: cercate e troverete, chiedete, vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. E quando le cose vanno bene, va bene. Quando le cose vanno male, c'è qualche inciampo. Quando la vita a Giobbe andava bene, prosperava tutto quanto, non c'erano problemi. E poi è successo quello che è successo, e i problemi sono venuti. E noi non capiamo. Spesso, a difesa, si cita Paolo in Seconda Corinzi, dove dice che aveva chiesto per 3 volte a Dio di rimuovergli quella che lui chiama la spina nel fianco, e dice: ma Dio mi ha detto, la mia grazia ti basta. Io adesso leggo quel versetto in maniera diversa, nel senso che all'inizio pensavo che, siccome Paolo era l'apostolo, aveva un rapporto speciale con Dio, gli era apparso fisicamente e gli aveva detto: la mia grazia ti basta. Perché lui dice: Dio mi ha detto. Bene, un po' dopo gli anni capisco anche come Dio ha detto a Paolo, senza una rivelazione speciale, la mia grazia ti basta, perché è nella Bibbia. Quindi oggi io vorrei affrontare il problema da questo punto di vista. Immaginiamoci noi in una situazione dove c'è dolore. Forse non siamo noi, ma siamo dei testimoni dove un fratello, una sorella o degli amici soffrono. E ci poniamo queste 2 domande. Dov'è Dio quando noi soffriamo? Cosa fa Dio quando noi soffriamo? Ok? E cercheremo di rispondere a queste 2 domande. Un attimo. Mammina, the team, the teacher today is focusing on suffering and 2 main questions. Where is God when we suffer, and what is doing, what God does while we are suffering? Where is it and what it does? Bene. Queste 2 domande sembrerebbero molto molto difficili, che sono anche molto importanti, possono occupare una parte importante della nostra vita. Io mi sento in certo senso facilitato, perché è la Bibbia stessa che si risponde a queste 2 domande: dove sei e che cosa fai. Per cui il mio sermone è una lettura di un passo del Nuovo Testamento dove si parla, dove Dio specificamente dice dove è e che cosa fa.
che il passo è in Giovanni 11 ed è la risurrezione di Lazzaro che noi adesso andiamo a leggere insieme. E la risposta che troviamo in questo alla prima domanda, dov'è Dio quando noi soffriamo? La risposta è lì presente. Perché Gesù è Dio, giusto? Quindi quando Marta e Maria, gli amici, le persone che sono venute a trovare, soffrono, ok? Dio è presente. Bene? La seconda domanda, che cosa fa Dio? Se Gesù è Dio, Dio piange. Ok? Ora, mi è un'altra domanda, ma come tu sento? Sei onnipotente, puoi fare tutto quanto e tu soffri perché noi soffriamo? Cosa gira nella tua testa? Insomma, non è che lo voglio offendere, ma se io fossi Dio, eviterei al massimo tutta una situazione di questo genere. Lui sceglie e le conseguenze della sua scelta valgono anche per lui, perché Dio piange. Quindi Dio non piace quello che sta succedendo, ne farebbe volentieri a meno. Quindi lui è presente e consola Marta e Maria. Ora, per spiegare tutto questo meccanismo che è abbastanza complicato, ma già il fatto che noi sappiamo rispondere a queste due domande, Dio è presente fisicamente per me dove i suoi figli soffrono e lui soffre, piange, non gli piace quello che sta succedendo e ci consola, almeno per me mi basta. The answer to the two questions were... Okay. Oh, the other one. Great. Okay, thank you. Appreciate it. Bene. Quindi adesso noi andiamo a leggere la storia della versione di Lazzaro, però prima di farlo volevo fare alcuni appunti per capire meglio quello che andiamo a leggere. In poche parole il sermone lo fa Maggiore Giovanni, perché è lì che noi quando parliamo rispondiamo queste due domande. È sempre stato lì, non è facile da capire, ma questa è la prova che Dio è sempre presente quando noi soffriamo, e a Dio non piace che noi soffriamo. Per cui alcune piccole considerazioni. La storia è semplice: Lazzaro muore, Marta, Maria e le sue sorelle sono lì che lo vedono. Mia opinione, Lazzaro era molto molto giovane ed era in certo senso il fratellino di Marta e Maria, cioè Marta e Maria sono due sorelle, diciamo, più avanti, e Lazzaro era un ragazzo molto giovane. Loro erano orfani, tutti e due i loro genitori erano morti, e i genitori erano in certo senso forse facoltosi, sono proprietari di una casa, sono conosciuti, per cui gente da Gerusalemme fa questi 3 chilometri per andarli a trovare. Non so da quando erano morti i genitori, ma la vita di Marta e Maria era focalizzata nel tirare su il loro fratellino. Ed era questo amore che davano sull'altro che compensava in un certo senso la perdita dei loro genitori. Quindi la morte di Lazzaro non è una cosa semplice, non è un uomo avanti in età, ma
è un ragazzo, se non un bambino, la fonte dell'amore quotidiano di Madre Maria. Due osservazioni. Osservate attentamente alla folla, quello essenzialmente che la folla dice, il commento che fa su Gesù, e poi paragonatelo a quello che la folla oggi dice, le stesse identiche cose a Gesù. E l'ultima, osservate Gesù. In un certo senso è pianificato. Gesù ritarda l'arrivo affinché non vi sia dubbio che Lazzaro sia morto e quindi la risurrezione sia una prova evidente a scapito del dolore che questo fatto avrà su Marta e Maria. E a lui non piace, lo fa essenzialmente per chi? Per la chiesa di Viale Ionio oggi 4 novembre. Tutte le volte che noi leggiamo questo passo capiamo che la sofferenza di quelle persone vale la pena per quello che può dare a noi oggi, e cioè questo è un bene prezioso nascosto, perché non tutti riescono ad apprezzare fino in fondo questa cosa, ma la lettura di questo brano riempirà i nostri cuori. E se io ho fatto un buon lavoro e abbiamo lavorato insieme, noi riceveremo la pace, rimarrà dentro di noi questo tesoro che Dio ci ama. Io ho fatto delle scelte, io non sono molto d'accordo con lui, ma purtroppo so che lui c'ha ragione, io ci ho torto. Ha fatto queste scelte dove la sofferenza che lui paga, che lui paga le conseguenze di questa scelta, perché Gesù piange, che è Dio che piange, ma per il nostro bene, per il nostro futuro. Bene, adesso iniziamo il sermone dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 11, leggiamo dal versetto 11. Così parlò e poi soggiunse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero loro i discepoli: Signore, se si è addormentato, guarirà. Gesù parlava della morte di lui, e invece pensavano che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate. Orsù, andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarlo del loro fratello. Marta dunque, come sempre che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto.
ma anche ora so che qualunque cosa chiederai di me, egli te la concederà. Gesù disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nell'ultimo giorno. Ma Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? E gli rispose: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo. Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il Maestro è qui, ti chiama. Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: va al sepolcro per piangere là. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, visto, si gettò ai suoi piedi, dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: dove lo avete sepolto? E gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: vedi come lo amo? Ma alcuni di loro dissero: costui che aveva aperto gli occhi al cielo non poteva anche far sì che questi non morisse? Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una volta e contro che era posta la pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: ma Signore, già manda cattivo odore, è lì da 4 giorni. E Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolse dunque la pietra, Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: lascialo e lasciatelo andare. Amen.